Immaginiamo che arrivi un alieno e voi spiegate le banconote che vi portate in tasca, io spiego i bitcoin. E alla fine, quando facciamo il confronto, carta e inchiostro contro matematica e crittografia, una gestione di questa quantità di carta discrezionale fatta da qualcuno a Francoforte contro una scelta invece algoritmica, una politica di gestione di questi foglietti di carta fatta sui tassi di interesse, in questo momento abbiamo tassi di interesse negativi, che sanciscono proprio la morte, la fine di un periodo di politica monetaria in cui i tassi di interesse potevano essere usati per controllare la base monetaria, contro una politica monetaria algoritmica e deterministica. È evidente che questo alieno, non prenderebbe certamente per pazzo me che difendo Bitcoin, ma troverebbe alquanto implausibile il contratto sociale che sta dietro le banconote che usiamo. Da bambino Ferdinando Ambetrano cosa sognava di diventare da grande? Cosa ti sarebbe piaciuto fare? Di fare il medico e di trovare la cura alle malattie considerate inguaribili. Da grande mi accontento di fare qualcosa che mi piaccia, sperando che possa essere utile per tanti, se non per tutti. Sicuramente anche nel tuo percorso, sia formativo, sia scolastico, ci possiamo provare a fotografare tre momenti in particolare che hanno inciso poi su quello che sei diventato. 10 luglio 1992 era il mio compleanno, 22 anni. Il governo Amato fa il prelievo del 6 per 1000 sui conti correnti degli italiani. Avevo all'epoca sul conto corrente l'incasso della mensa universitaria perché lavoravo in mensa e la mensa voleva gli incassi alla fine del mese. E ricordo che quel prelievo fu particolarmente gravoso per me perché prese soldi che non erano miei, che avrei dovuto ridare ad altri. E quella cosa mi trasmise, quell'evento mi trasmise l'idea che attenzione, che il Leviatano ha delle grinfie, che graffiano. Ho lavorato subito in finanza, nel mondo dei derivati, con grande entusiasmo, da fisico, equazioni. Mi ricordo che a un certo punto uno dei primi prodotti interessanti che facemmo all'epoca era un BTP della Repubblica Italiana indicizzato a uno swap, un constant maturity swap. Era un prodotto di innovazione finanziaria notevole, farlo per la Repubblica Italiana fu un successo. L'anno dopo mi resi conto che quel prodotto emesso a 100 quotava 80 e che in qualche modo avevo contribuito a vendere prodotti rischiosi a chi quei rischi non li sapeva gestire e non li conosceva. E questo mi ha aperto molto gli occhi sul mio lavoro. Febbraio 2014 a Berlino a una conferenza mi parlano di Bitcoin e rimango affascinato dall'idea, ma convinto che non possa funzionare. Mi dicevo all'epoca. Nel tempo stavi in banca, lavoravi già in banca. Lavoravo in banca, certamente, mi occupavo di fintech e di innovazione finanziaria per la banca, ero lì per quello. Torno a casa scettico, dicendo se funzionasse tutti ne parlerebbero. Ho studiato furiosamente per 3 mesi. Dopo 3 mesi mi sono arreso. Ho detto Bitcoin funziona ed è qualcosa che cambierà la storia della moneta, della finanza e quindi dell'umanità. Facciamo finta che lo stessimo spiegando, non so, a una mamma o una zia anziana che ha già difficoltà a dover attivare la carta digitale con il PIN, per prendere la pensione. Come lo spieghi Bitcoin? In Lo un video. spiegherei come l'ho spiegato a mia mamma. Innanzitutto le ho detto: mamma, anni fa non volevi lo smartphone, oggi lo usi per fare le videochiamate con i nipoti. Domani userai Bitcoin perché vorrai dare la mancetta ai tuoi nipoti a distanza e questo sarà il modo più efficace di farlo. Bitcoin, nei primissimi anni lo si regalava. Andava online, c'erano i faucet, i rubinetti e si scaricava 50 Bitcoin. La prima transazione nel maggio del 2010 è stata una pizza, due pizze da 32 dollari per 10.000 bitcoin. Quando ho iniziato a scambiare, ha raggiunto la parità col dollaro nell'aprile 2011. Bitcoin rappresenta un token, un gettone digitale che può essere trasferito ma non duplicato. Quindi può essere speso una volta, lo posso spendere a vantaggio di Tizio, ma non lo posso spendere 2 volte a vantaggio anche di Caio. Questo è possibile soltanto con un'autorità centrale, cioè il saldo del mio conto corrente posso mandarlo a Tizio, ma poi non posso mandarlo anche a Caio perché la banca mi dice non puoi, non ce l'hai più. In assenza di un'autority centrale sembra impossibile garantire la scarsità digitale.
E fra l'altro, studiando, si vede che anche in informatica è dimostrato che un network asincrono con dei nodi maliziosi o malfunzionanti è impossibile raggiungere il consenso. Per esempio, in questo caso, il consenso su chi possiede questo gettone digitale. I commentatori più superficiali parlano di una bolla. Non è affatto una bolla Bitcoin. Al massimo Bitcoin è una incontrollabile, confusa, magari a tratti pericolosa, ma inarrestabile corsa all'oro. È chiaramente un New Wild West pieno di ladri, ballerine, prestigiatori. Non ci sono mappe, lo sceriffo non è ancora arrivato in città. Ma l'oro è lì, e per chi intraprende questo viaggio, se sceglie opportunamente i compagni di viaggio, c'è l'oro e c'è una possibilità di ricchezza che non è speculazione, ma è la comprensione di che cosa sta succedendo. Se lo capiamo, allora è abbastanza facile. In 5-10 anni Bitcoin deve arrivare a valutazioni dell'ordine del, probabilmente, del milione di dollari. Cioè, se Bitcoin è oro digitale, continuo a dire se, perché ancora deve dimostrarlo, ma lo sta dimostrando, se oro digitale oggi è ampiamente sottovalutato. E attenzione ai rischi. Io suggerisco sempre di investire in Bitcoin quella percentuale dei propri risparmi di cui si può tollerare la perdita. Bitcoin, diciamocelo chiaramente, si colloca all'incrocio di aree di competenza straordinariamente diverse. Per essere compreso sono necessari elementi di crittografia, ma anche elementi di sistemi distribuiti e, perché no, elementi di teoria monetaria ed economica e soprattutto anche elementi di teoria dei giochi. Ecco che quindi capirlo davvero richiede un lavoro impegnativo ed è per questo che è grandemente incompreso. Peraltro ci portiamo in tasca dei foglietti di carta colorata, essendo confidenti, le banconote, essendo confidenti che vengano accettate, che funzionino, con un grado di consapevolezza di quale sia la complessità del contratto sociale che ci sta dietro, che è veramente sconvolgente da questo punto di vista. Ogni tanto sfido i miei studenti e dico: immaginiamo che arrivi un alieno e voi spiegate le banconote che vi portate in tasca, io spiego i Bitcoin. E alla fine, quando facciamo il confronto, carta e inchiostro contro matematica e crittografia, una gestione di questa quantità di carta discrezionale fatta da qualcuno a Francoforte contro una scelta invece algoritmica, una politica di gestione di questi foglietti di carta fatta sui tassi di interesse, in questo momento abbiamo tassi di interesse negativi che sanciscono proprio la morte, la fine di un periodo di politica monetaria in cui i tassi di interesse potevano essere usati per controllare la base monetaria, contro una politica monetaria algoritmica e deterministica. È evidente che questo alieno non prenderebbe certamente per pazzo me che difendo Bitcoin, ma troverebbe alquanto implausibile il contratto sociale che sta dietro le banconote che usiamo. Cosa pensi dell'euro in particolare? Ho amato l'euro, speravo fosse l'inizio di un cammino. Sono profondamente deluso perché è stato un primo passo, non ne sono seguiti altri, non è seguito un'equiparazione fiscale, non è seguita una politica estera comune e di conseguenza l'euro sconta non tanto i suoi difetti quanto la mancanza di quello che non è stato fatto dopo. E oggi probabilmente sono pessimista, credo che l'euro sia semplicemente un nome diverso che usiamo per il marco tedesco. Il marco tedesco continuerà ad esistere anche tra 20, 30, 40 anni, non credo che si chiamerà euro. Guardiamo un attimo anche un po' uno scenario. Vogliamo immaginare l'Italia 2030, forse anche 2040. Come la vedi? Come italiani abbiamo sempre una grande creatività. Abbiamo mostrato nella storia il gusto del bello e un'intelligenza applicata al bello e al buono. Io credo che queste siano le chiavi, le dorsali di sviluppo per il nostro paese. Temi innovativi non credo che in Italia sia il posto dove portarli avanti. Abbiamo un fisco opprimente, un'amministrazione pubblica lenta, un sistema politico instabile, abbiamo un numero di governi dal 1948 ad oggi ridicolo, no? La vita media di un governo credo che sia 14 mesi, qualcosa del genere, quindi ripeto, è la creatività e la voglia di alcuni e l'imprenditorialità di alcuni che magari ci tiene al passo su certi temi, ma il sistema non è un sistema sicuramente che funziona. È un sistema, mi verrebbe da dire, grasso, obeso, che vive dei privilegi del passato. Non,
se si va in posti appunto come la Germania, come la Francia, per non parlare di Hong Kong o di San Francisco, si respira tutto un altro clima, evidentemente. Vedo i rischi di una marginalizzazione, di una frammentazione, di un provincialismo sempre maggiore. Ecco, su questo, queste sono le fonti di preoccupazione. Se sapremo invece globalizzarci nel senso vero della parola, a mio avviso il genio italiano può ancora dire qualcosa. E in questo scenario, dove da un lato abbiamo produttori di hardware in Asia, produttori di software, di tecnologie, soprattutto intelligenza artificiale, sulla sponda americana, sul nuovo continente, l'Europa che fa? Se l'Unione Europea si pensava di farla solo con l'euro, questa è una scelta miope, non si è andati avanti, poteva essere un buon punto di partenza. Quindi sinceramente estenderei all'Europa, allargando il discorso, un po' la visione e le preoccupazioni per l'Italia. Se sapremo ritrovare la caratterizzazione forte che culturalmente, storicamente ci ha messo un po' all'avanguardia dello sviluppo, abbiamo delle grandi chance. Altrimenti numericamente e geograficamente siamo inevitabilmente condannati ad essere schiacciati dalla pressione islamica e degli emigranti che vengono dal sud, dall'Asia che ci stringe da una parte e dagli Stati Uniti che nel bene o nel male rappresentano una potenza economico-militare significativa e radicata in un continente reale. Per un attimo diventi il regolatore, facciamo finta che diventi Presidente del Consiglio. Le prime 3-4 cose che fai quali sono? Il leviatano fiscale deve mollare le sue grinfie. Ricordo qualche anno fa sentivo mio figlio parlare, ripeteva a mia moglie una lezione di storia sul feudalesimo e lamentava il fatto che il vassallo pagasse il 50% al feudatario. E lo diceva con grande sconcerto. Mi sono fermato, ho detto: Simone, guarda che il papà, tra imposte dirette, indirette e accantonamenti previdenziali forzosi, lo Stato prende anche il 70%, quindi magari averci uno Stato che prende il 50%. Io credo che una società che non investe sull'educazione è una società destinata alla morte. Abbiamo di fronte delle sfide epocali, possiamo sperare di vincerle soltanto con un sistema educativo che generi uomini capaci di affrontare queste sfide. E come lo si fa? Beh, a mio avviso lo si fa facendo passare l'idea che l'educazione può essere pubblica senza essere statale. Voglio dire, in Italia abbiamo visto, in Lombardia in particolare, sdoganare l'idea che la sanità può essere pubblica senza per questo essere statale. C'è una sanità privata, convenzionata, che eroga servizi di eccellenza e ha messo la Lombardia all'avanguardia nel sistema sanitario. Quindi nel caso scolastico sarebbero le cosiddette paritarie? Le scuole paritarie. Io credo a un mercato dell'educazione in cui finalmente l'andare a insegnare non sia più considerato, come lo è oggi, un lavoro di serie B, ma sia considerato un lavoro di serie A. Come quella chi sa fa, chi non sa insegna. A questo lo dicono anche a me riguardo di Bitcoin, ma... Io insegno fondamentalmente per una grande passione educativa, perché mi piace quando vedo i giovani luccicare gli occhi, no? Ed è indubbio, per esempio, per me l'insegnamento non è economicamente interessante né remunerativo. Lo faccio perché ho il privilegio di poterlo fare, ma è un lusso che mi concedo. Ecco, io sono preoccupato di una società in cui ad insegnare non vanno i migliori, no? E una scuola che è sempre più degradata, sempre più problematica, il che non vuol dire che io stia auspicando una scuola elitaria. Sto auspicando, proprio come l'abbiamo visto sulla sanità, una scuola che sia più liberale, che abbia un mercato, che abbia una competizione in cui ovviamente i bisognosi e i meritevoli siano aiutati, ma una competizione che permetta l'emergere di eccellenze educative. Ci sono 2-3 consigli che ti sentiresti di dare a un giovane che oggi comunque inizierà a intraprendere prima un percorso di studi universitario e poi entrare nel mondo del lavoro? Il consiglio è quello di comprendere, di imparare a comprendere, non di imparare e basta. Ad esempio, a lezione in università io spiego cose che 10 anni fa non esistevano. Ma nello spiegarle dico ai miei studenti: guardate che probabilmente queste cose tra 10 anni
saranno inutili. Io lì spiego interest rate derivatives, ma anche quando insegno su Bitcoin e blockchain technologies è lo stesso. Quando io ho incontrato nel febbraio 2014 Bitcoin ero scettico, ma mi sono posto nell'ottica di tentare di comprendere, non di classificare nelle categorie che avevo già. Questo secondo me è la prima indicazione. Poi la seconda, quella che do ai miei figli, è di studiare quello che li appassiona, quello che gli piace. Cioè di non pensare in una logica strettamente di applicabilità sul mondo del lavoro, perché il mondo cambia velocemente ed è difficile immaginare che mondo avremo davanti tra 5 e 10 anni. Se già abbiamo la consapevolezza di sapere cosa ci piace e cosa ci interessa oggi, studiare quello che piace e interessa. Il terzo e direi ultimo consiglio è quello che qualsiasi cosa si decida di studiare, di studiarla bene. Studiarla bene perché oggi ci sono moltissime opportunità. Se si ha un professore non troppo capace si possono trovare dei bellissimi libri. Se si ha un libro che non è particolarmente interessante esiste la rete. Se la rete la si considera troppo impersonale, in realtà è possibile incontrare e conoscere persone sulla rete. Molte delle mie relazioni intellettualmente più gratificanti sono nate in rete negli ultimi anni. I social soprattutto. Quindi di conseguenza oggi viviamo in un mondo per la prima volta veramente globale dove qualsiasi cosa si fa la si può fare al massimo livello. E purtroppo qualsiasi cosa si fa la si fa competendo a livello globale.